Ecco il segreto per integrare il tuo essere. Benvenuti, ben ritrovati. Oggi per la rubrica del lunedì, sui saggi dell'essere parliamo di un personaggio contemporaneo che si chiama Greg Braden e la sua divulgazione degli studi fatti sulla coerenza cuore-cervello. Già dal 1991 un centro, diciamo, specifico degli Stati Uniti ha iniziato facendo degli studi a scoprire che anche il cuore ha quelli che sono i neuroni, quindi ha una capacità pensante, ma una capacità pensante molto diversa da quello che riguarda il cervello, quindi con una produzione più elettrica. Ma soprattutto il cervello, avendo una situazione proprio costituzionale di separazione, perché abbiamo un corpo calloso che divide un emisfero dall'altro, quindi in cui si crea una dualità, una separazione, in cui c'è una parte, nello specifico più logica, che cerca i perché, quindi che cerca le risposte, e una parte più intuitiva, più creativa, che invece, diciamo, non gli interessano le formule, non gli interessano questi aspetti qua, ma più l'aspetto creativo ed intuitivo. Chiaramente queste due parti, dovrebbero lavorare insieme, dovrebbero essere armoniche, e si è visto che quando tendiamo a utilizzare principalmente il cervello, essendoci appunto queste due parti perennemente in conflitto nella ricerca della prevaricazione di uno dell'altro, ci si rende conto che in realtà non è il cervello con la sua emanazione di pensiero che dovrebbe guidare la realtà. Appunto, attraverso questi studi si è scoperto che il cuore ha praticamente appunto questa rete neurale, una rete neurale diversa perché non è duale, è un potenziale più magnetico, ha una capacità di emanazione molto più grande perché l'emanazione elettrica del cervello è pochi centimetri al di fuori del cranio, mentre si è visto proprio che il campo magnetico del cuore produce questa emanazione energetica che ha una forma toroidale, quindi ha questa caratteristica, e si espande per chilometri e quindi permette di avere un'interazione, una comunicazione molto più ampia anche con le situazioni, gli ambienti, gli individui che incontriamo, perché questo campo toroidale è come se fosse il nostro universo personale che scaturisce dal cuore, quindi da dentro di noi, quindi non è il fuori che entra dentro, ma è il dentro che esce e si espande in questo movimento toroidale e permette appunto di avere una comunicazione ancora prima, cioè a livello energetico, ancora prima di quella verbale, ancora prima anche di quella non verbale fisica, proprio è un impatto energetico. Non so se vi è mai capitato di incontrare qualcuno che non conoscevate, che non avevate mai modo di aver interagito, e anche solo il fatto che entrava in una stanza sentivate una sensazione positiva, una sensazione negativa, quindi di benessere o di malessere. Perché? Perché era entrato il suo campo energetico ancora prima di poter interagire, di poter toccare, di poter utilizzare quelli che sono i sensi più fisici. Quindi questi studi che sono stati portati avanti, sono stati approfonditi, ci spiega che è il cuore che dirige col suo magnetismo la parte cerebrale. Questo cosa permette? Permette di uscire dalla dualità, quindi di indirizzare quello che è la funzione di due emisferi in modo più armonico, perché praticamente il cuore ha una direzione unica, una direzione diciamo più focalizzata. E queste sono molto importanti come informazioni da prendere coscienza, perché praticamente non è in un processo di conflittualità, di confronto, io ragione tu hai torto, tu hai ragione io ho torto, che riusciamo
a tirar fuori i risultati migliori, ma è in un processo di integrazione che riusciamo a tirar fuori il potenziale. Quindi l'aspetto animico non è nel pensiero, penso quindi sono. No, il processo è nel sono e quindi attraverso il mio essere che si espande dal profondo di noi, perché è lì che ha sede la nostra essenza, la nostra anima, la nostra integrità animica, che emanando fuori questo movimento, perché a tutti gli effetti è un movimento, può guidare quello che è l'essere di corpo, di mente e anche di spirito, perché spirito è una produzione energetica, mentre anima è un'emanazione magnetica e quindi più direzionata. Quindi lo spirito è un potenziale, il movimento, ma in questo movimento, se non è ben direzionato, crea solo tanto caos, tanta confusione, tanto conflitto, tanto scontro, è un continuo meccanismo di costruzione e distruzione proprio perché è creato dalla dualità cerebrale, quindi da un corpo calloso che gli fa credere di essere separato. Mentre il movimento magnetico di anima dal profondo è un movimento fermo, quindi come se fosse proprio un punto di riferimento che con il suo magnetismo emana e muove tutto ciò che è nella sua realtà energetico, fisico, mentale, spirituale a tutti i livelli. Quindi è il punto fermo, è la guida, è la direzione, è quella parte di noi che ci fa espandere secondo il piano profondo animico senza farci condizionare dall'esterno secondo dei fini imposti o diciamo creati, perché sappiamo ormai abbastanza chiaro se osserviamo la realtà in cui viviamo, in cui ci viene proposta una soluzione o delle soluzioni a delle situazioni che viviamo molto spesso relative a delle problematiche indotte, che alla fine, se quelle problematiche non vengono indotte, noi la soluzione non ci serve, non ci interessa. E questo è un punto importante da renderci conto, quindi di non direzionare mai il nostro potenziale, la nostra energia, quello che permette di mantenere una realtà, di costruire una realtà verso una credenza imposta, manipolata, dietro un bisogno che oggettivamente non esiste, ma solo indotto attraverso dei meccanismi che sono sia energetici che chimici. Quelli energetici possono essere indotti anche da frequenza emanata, anche dagli stessi cellulari, quindi comporta delle informazioni che possono creare, come posso dire, delle interferenze, o anche a livello chimico attraverso gli alimenti, attraverso ciò che noi ingeriamo, creando dei processi chimici all'interno del nostro corpo che ci spingono a fare delle azioni, acquistare delle cose, a reagire a delle situazioni chiaramente indotte dall'esterno. Questo succede se noi ci basiamo su una parte strettamente superficiale del nostro essere, che è appunto quella cerebrale e quella emotiva, che comunque è sempre stimolata dalla parte cerebrale, perché comunque è legata al sistema nervoso, quindi quello periferico che riceve i segnali, è sempre comunque legato a quello centrale, quindi è tutto un sentire superficiale. Invece affidarsi a quella parte profonda, a quella parte veramente vera, quella parte saggia, che è molto 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 in profondità e che ha poco a che fare con tutti questi meccanismi. E questo studio ci sta portando verso questa direzione. Ho trovato molta sintonia, molta diciamo compatibilità con quella che è la mia esperienza, con quello che è il lavoro che sto portando avanti da tanti anni, e ho avuto riscontri scientifici su esperienze, diciamo, più personali di lavoro animico che sto portando avanti questi anni. Quindi forse siamo sulla strada giusta per prendere consapevolezza di dove veramente va data l'attenzione del nostro potenziale, staccando gli spinotti di tutto l'inganno che ci troviamo intorno. Quindi, se ti è piaciuto, seguimi, metti mi piace, condividi questo video, ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona continuazione!